Uno dei segreti della legge di attrazione è che la materia non esiste in quanto tale. Ciò che percepiamo con i nostri cinque sensi non è altro che energia luminosa. Questo fa parte della verità ispirante e insegnante. Ed ora è tutto documentato nella fisica quantistica. Il concetto di sostanza è nato con Aristotele e, come impareremo più avanti, tutte le informazioni influenzano tutti gli esseri umani. Non tutti gli esseri umani credevano a questa informazione. In Africa e tra i nativi americani c'è ancora la credenza del cambiamento di forma. Cos'è questo, se non cambiare l'energia di un essere per cambiare la sua materia, l'aspetto della sua particella? Le credenze di Aristotele divennero una parte radicata delle credenze occidentali, insegnate sia come parte di educazione classica, sia della Chiesa Cattolica come dogma. La fede nella materia e nella paura porta a una dicotomia granulosa della paura e ai tentativi di accumulare il più possibile. La matrice oscura e il nostro ego ci impediscono di vedere le nostre paure di mancanza, di perdita e di impermanenza, che non significano nulla. Uno dei segreti della legge di attrazione è che non ci può essere mancanza o perdita o fallimento in un mondo popolato da esseri che possono credere all'energia luminosa, tutto ciò che desiderano. Questo è il più alto dei segreti della legge di attrazione. La paura è una vibrazione lenta che, se potente, che porta a uno stato denso che sembra molto solido, la maggior parte della popolazione mondiale si trova oggi in questo stato. La paura e la preoccupazione ci rendono incapaci di manifestare a volontà o qualcosa di buono. Uno dei segreti della legge di attrazione è che quando siamo in questo stato non possiamo fare a meno di manifestare più prodotti che producono più paura. Non possiamo accedere alla nostra mente superiore quando siamo in uno stato vibratorio basso. L'accesso alla nostra mente superiore è necessario per accedere alla coscienza sorgente. Quando siamo in uno stato, siamo a malapena umani, perché gli umani sono stati progettati per essere co-creatori. I segreti della legge di attrazione impediscono agli individui a bassa vibrazione di essere ciò che erano destinati ad essere. Cosa succederà se amplifichiamo il sistema a una vibrazione più alta? Tutti ne trarranno beneficio, non solo pochi. La sostanza dell'universo è la luce vibratoria e la coscienza della sorgente. Pertanto è stato un comportamento che è molto importante. Greg Braden e altri spiegano che in un mondo in queste dimensioni, se solo l'11% della popolazione cambiasse il proprio tasso vibratorio in quello dell'amore, il mondo cambierebbe. Ne conseguirebbe una pace permanente, perché non sarebbe un momento di conflitto dopo l'altro, ma un momento in cui c'erano abbastanza persone nel mondo che smettevano di credere nella violenza, che la violenza diventava impossibile. Questo è stato dimostrato in molti test. Molti sono stati impiegati nella costruzione di una rete fatta di pensieri, di paura e pensieri violenti per un po' di tempo. Ciò che vediamo con i nostri occhi e sentiamo con le nostre orecchie è un piccolo, minuscolo intervallo di frequenza all'interno di un campo di energia infinito, con intervalli di frequenze infiniti. Riprenditi la tua mente e le tue convinzioni. Quando sei in uno stato felice e amorevole, sei in grado di manifestare le tue scelte su larga scala. Questo è un dato di fatto. Questa è la legge dell'effetto di attrazione. Il potere del controllo del pensiero è uno dei segreti della legge di attrazione. Nei primi anni del 1900, Charles Enel, Wallace Wattles, James Allan o Thomas Troward e tanti altri, troppo numerosi per menzionarli qui, spiegarono quanto sia importante il controllo del pensiero per utilizzare efficacemente la legge di attrazione. Togli il televisore dalla camera da letto. Quando dormi, la tua mente subconscia non ha un cancello, perché la mente cosciente è addormentata. Se ti addormenti con la TV accesa, qualsiasi programmazione senza la tua consapevolezza sta imprimendo direttamente il tuo subconscio, che comunica direttamente con le tue visioni mentali superiori per la manifestazione. Ricorda che i segreti della legge di attrazione sono stati scoperti e ampiamente studiati nei primi anni del 1900, come New Thought.
La legge di attrazione, nonostante la popolarità del segreto e nonostante il sostegno dei fisici moderni, è ancora considerata dal grande pubblico in grande parte fantasy e non scientifica. Tuttavia, se non sei preso dallo scetticismo e sei disposto a superare questa discredenza, ci sono strumenti che miglioreranno la tua capacità di successo in qualsiasi cosa tu scelga. Usiamo la legge di attrazione per realizzare i nostri sogni. Questa legge afferma che attiriamo nella nostra vita tutto ciò che corrisponde alle nostre vibrazioni. Le nostre vibrazioni sono impostate dai nostri sentimenti, pertanto controllerai la tua manifestazione controllando i tuoi sentimenti. Forse la lezione più importante che abbiamo imparato in questi anni è che le vostre emozioni sono la nostra preghiera. Mantenerli positivi. Le emozioni sono energia generata dai sentimenti. Abbiamo una sensazione di amore o soddisfazione e generiamo emozioni. Abbiamo una sensazione di tristezza, perdita o invidia e generiamo emozioni. Le emozioni sono energia in movimento, come definito da Anthony Robbins. Non sono né buoni né cattivi, ma sono impostati dai nostri sentimenti. Questa energia influisce nel bene e nel male sulla matrice divina che ci circonda e nella matrice divina che manifestiamo. Per manifestare il bene o abbondanza, dobbiamo generare energia positiva o emozioni positive. Controlliamo la nostra manifestazione controllando i nostri sentimenti. Per spiegare, diamo un'occhiata a un esempio. Diciamo che hai intenzione di aumentare il tuo reddito. Credi di poter aumentare il tuo reddito? Credi di poter aumentare il tuo reddito? Questa eccitazione ed entusiasmo genera una maggiore intensità vibrazionale e aumenta la tua energia emotiva, quando influenza la matrice divina che ti circonda. Mentre ti sintonizzi su stimoli intuitivi, cambiando il tuo comportamento, ti troverai sulla strada per un reddito più elevato. L'idea, credenza originale, provoca sentimenti che poi portano a un cambiamento di comportamento. Il comportamento ispirato non è sempre direttamente correlato a fare più soldi. Potresti essere ispirato a trascorrere del tempo in luoghi che ti fanno sentire bene, come l'oceano o le montagne o qualsiasi posto bellissimo. Questo ti aiuterà a aumentare il tuo tasso vibrazionale, che migliora il tuo umore. Controlla la tua manifestazione controllando il tuo umore. A poco il buon umore e l'aumento delle vibrazioni aumentano la tua energia emotiva, che influisce sulla matrice divina, creando miracoli che migliorano la tua vita. Ricorda, mantieni i tuoi sentimenti felici e i tuoi pensieri positivi e la tua posizione migliorerà. Anche se sembra che tu stia vivendo una battuta d'arresto, quella battuta d'arresto potrebbe essere necessaria per indirizzarti in una direzione diversa per il tuo obiettivo a lungo termine. Fidati di te stesso, come sei sempre stato tu a creare oggi. Sei stato tu a trasferirti dove sei oggi. Sarai tu a manifestare il tuo prossimo posto obiettivo. Saranno i tuoi buoni sentimenti che manifesteranno il tuo prossimo successo. Grazie per la visione. Se questo video ti ha fatto imparare nuovi concetti, se vuoi lascia un like e noi ci vediamo alla prossima!